Certo, quindi questo è una prova di grande pragmatismo del Vaticano. Non vorrei arrivare a ipotizzare che Don Verde venga fatto beato, mi sembrerebbe forse un po' troppo, stante la situazione Beh, attuale, possono comunque far credere che è stato un perseguitato. però non mi stupirebbe. Io, ecco, ho visto il libro da pochi giorni in libreria. Volevo sapere se poi ho anche avuto modo di vedere la bibliografia su Don Verlet, i libri scritti da Don Verlet. Che idea ti sei fatto sull'interesse che potrebbe suscitare questo libro, soprattutto in Lombardia, a Milano, e il reale interesse di poter parlare di questo libro? Ma intanto devo dire che ho avuto piacere di vedere che Report in particolare, quindi la RAI, il servizio pubblico, ha cominciato a occuparsi in maniera molto brillante delle vicende del San Raffaele e dello stesso Don Verde in tempi recenti. Mi fa molto piacere perché è anche un segnale di attenzione generale a un tema che fino all'altro ieri sembrava patrimonio solo di alcuni. Credo che sia un tema di fortissimo interesse e credo che in questo senso l'attualità, che ci sta dando già molti elementi di novità quasi quotidiana, anche per quello che esce dal Palazzo di Giustizia di Milano, dove è in corso un'attività specifica per la vicenda del possibile fallimento o comunque del buco del San Raffaele, e mi fa molto piacere anche perché dà la possibilità a chi vuole approfondire di trovare materiali nel lavoro che ho fatto io, nel lavoro che abbiamo pubblicato noi, per ricostruire la complessità della vicenda e nell'attualità per aggiornare, per avere ulteriori elementi. L'interesse dovrebbe essere elevatissimo. Vedo che ci sono anche dei nuovi segnali di interesse da parte della stampa, anche se vedo già segnali di costruzione di muri difensivi attorno alla figura di Don Verzè. In cosa li hai identificati questi? Beh, si vedono già dei segnali in cui si dice che in fondo, ho visto qualche articolo stampa, ma ne ho sentito dei commenti e si sente benissimo questa sensazione leggendo i commenti quotidiani, che già un'idea è quella di scindere la posizione di Don Verzè da quella di altri amministratori, magari scaricando sul povero Mario Cal, povero in quanto suicida e morto, quindi Quindi non può più dire niente, non si non può può, difendere. anche non può più dire niente, farne una specie di parafulmine perché non può più reagire. Insomma, questo mi sembra che sia una delle possibili, dei possibili modi che sono stati presentati in questi giorni, e tenendo aliena da qualunque critica la figura di Don Verde, cioè separare queste figure varie di interesse. Se mi permette una cosa per fatto personale, come si suol dire, sarebbe un paradosso per chi ha visto come me una causa legale intentata da San Raffaele a metà anni 90 contro il libro che citavo prima, cioè Gli affari del presidente, per quanto atteneva al capitolo relativo alle vicende di Don Verde e San Raffaele. Noi siamo stati citati in giudizio in sede civile, come spesso viene fatto per evitare appunto una seria inchiesta da parte di un Ne avevate parlato nel giudice. primo capitolo, se non sbaglio. Sì, esatto. In sede civile, con una fortissima richiesta di danni, una richiesta di danni velenosa nei confronti di una piccola casa editrice come Odio, perché parlando male di Don Verzè, dicendo che era stato appunto oggetto di provvedimenti della curia milanese, eccetera, 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 avremmo attentato la reputazione, leso la reputazione di San Raffaele. E dopo un primo giudizio, un primo grado positivo per il San Raffaele, quindi negativo per noi, in appello e poi passato in giudicato, noi abbiamo avuto piena ragione. Ne diamo atto nella nuova edizione, appunto in questo nuovo libro dedicato a Don Verzè, perché
perché la vicenda è una vicenda anche quella molto italiana e molto segno degli amari tempi che si vivono. Certo. Quindi il paradosso sarebbe oggi veder distinguere le posizioni dopo che erano state addirittura rivendicate come unità di posizioni, perché addirittura San Raffaele ci fece causa, non Don Verzé, dicendo che chi parlava male di Don Verzé parlava male di San Raffaele. Bene, io ti ringrazio per averci un po' spiegato il contenuto di questo libro. Io volevo chiederti soltanto un'ultima cosa. Ho visto che voi avete anche puntato un maggiore interesse nei confronti delle vicende della sanità pubblica e privata, lo avete fatto con un dossier che insomma ha riportato alla luce una relazione parlamentare, anche occupandovi della clinica milanese Santa Rita, dove sono state fatte delle operazioni per certo. guadagnare soldi e fregare certo. soldi sulla pelle dei malcapitati. Ritenete che ci sia un interesse da parte dell'opinione pubblica verso questo ramo, diciamo, non occupato dall'editoria, o sono interessati soltanto quelli che attraverso questi drammi ci passano? Sono fattori che devono essere di interesse generale. La salute e la speculazione sulla salute dei cittadini di un paese dovrebbero essere uno dei temi fondamentali. Noi crediamo che debba diventarlo e quindi ce ne occupiamo, fatto salvo che la figura e la vicenda di Don Verzé non è solo sanità. Certo, perché a certe cose non ci si arriva per caso. Esatto. E io ti ringrazio. Grazie a te e agli ascoltatori per la pazienza. Ringrazio Lorenzo Ruggero, che ha curato dossier Don Verzé, documenti e sentenze giudiziarie, inchieste e cronache giornalistiche, Il miracolo del San Raffaele, gli scandali del manager di Dio, libro che occorre leggere soprattutto nei tempi in cui si chiede alla Chiesa Cattolica di contribuire a risolvere questa crisi, per capire che si fanno opere di bene, ma non sempre a fin di bene. Grazie per l'ascolto.